intanto su Veronica ho fatto una lieve depilazione sotto l'arcata sopraccigliare in modo da avere maggior spazio per l'angolo del sopracciglio e quindi per il suo punto luce. Ho applicato il correttore Photo Concealer per ottenere appunto questa correzione proprio a scomparsa dell'ombra delle occhiaie e poi ho eseguito il trucco dell'occhio da una parte e adesso vi faccio vedere come lo faccio dall'altra parte. Parto immediatamente con l'eyeliner. Per ottenere una bordatura intensa e il più possibile vicino alla radice delle ciglia. Non avendo Veronica delle ciglia nere, ho bisogno proprio che la radice sia il più possibile scurita. Applico sulla mia bordatura questo ombretto della linea Prisma di questo colore prugna, con riflessi di prugna, quindi rimane della stessa nuance, non ha delle perle di altri colori, proprio sulla mia bordatura dell'eyeliner, l'ho appena eseguito, lo applico tamponando in modo che sia molto intenso e che diventi quindi una bordatura sfumata. Sopra un ombretto color carne, su tutta la palpebra mobile e soprattutto sotto l'arcata del sopracciglio. Enfatizzo la zona centrale della palpebra mobile con questo ombretto invece verde acido perlatissimo. Di nuovo ripasso con lo scuro. Ora applichiamo la matita twist up all'interno, questo kajal a lunga durata, resistente all'acqua, quindi anche alle lacrime. Utilizzo sempre l'ombretto scuro. La parte sottostante dell'occhio. E quello chiarissimo nell'angolo interno, proprio in questo modo, tamponando, in modo da creare proprio una luce molto forte, molto intensa. Ora con il mascara non rilascio. Intensifico lo sguardo e le ciglia, in particolare nell'angolo esterno, dando proprio il movimento delle ciglia verso l'esterno. La matita per le sopracciglia la cinto, allungo l'arcata sopraccigliare in modo tale che sia più in
armonia con lo zigomo, che è uno zigomo importante. Ora applichiamo il blush, sempre della linea Prisma, questa nuance molto naturale, nella zona proprio dell'ombreggiatura dello zigomo, quindi sotto la sporgenza, soffermandoci un po' di più sulla gota. Deve essere proprio un cenno, eh? Infine, il trucco della bocca, un tratteggio molto lieve, che ripeto non deve essere grafico, ma deve essere soltanto un po' più disegnata, dato che Veronica non ha una bocca molto definita. Sfumo la matita, della linea Crystal Glow, un rossetto molto idratante, colorato, questa tonalità ciliegia. Ancora un pochino la matita per non avere troppo lo stacco tra la bordatura e il rossetto, per intensificarne anche il colore. E distribuisco bene la matita all'interno del rossetto. Se vi capita, come in questo caso, che c'è una piccola imperfezione, utilizzate questo applicatore di struccante, perfetto proprio per i ritocchi su labbra colorate o su eyeliner, in modo tale che andate a rendere perfetto il vostro trucco senza dover rifare tutto, ovviamente. Rifinisco il contorno esterno con un lieve tocco di correttore, perché Veronica ha un labbro inferiore un po' più grande di quanto invece.
questa è la versione di Veronica, di come io l'ho interpretata, appunto nel suo aspetto molto elegante e allo stesso tempo un po' riservato, un po' silenzioso. Quindi l'elemento su cui io ho puntato questo trucco è senz'altro la bocca e l'intensità, la profondità dell'occhio.